parlato insieme, questa sera si replica, quindi mi raccomando, non ci muoviamo fino a che non si balla. Abbiamo detto ieri sera che Ferian Festival ha la caratteristica di essere un po', come dire, caciarone, si fa baldoria, mi piacciono i ritmi sostenuti. È anche vero che una rassegna di questo tipo non è tale se non sentiamo suonare un flauto e un altro. Ieri sera c'è stato l'esibizione del maestro Sangineto, che ritroveremo con i Cendis più tardi. Abbiamo la serata con le note di due artiste straordinarie. Io mi pregio della loro amicizia, ve le presento, hanno bisogno solo del loro applauso, non glielo fate mancare, mi raccomando. Alarci, buona serata. Ragazzi, troppo casino fino a tardi. Domani si lavora, loro. Which made him blush, like any rose, but do you blush? You see, I'm thin, nice that you have the dove.
Noi siamo le LARC, veniamo da Forlì e siamo quest'anno per la seconda volta in questo bellissimo festival e vi portiamo la nostra musica che viene un po' dalle terre celtiche. Noi abbiamo intrapreso un viaggio e questa sera vogliamo farlo fare anche a voi, quindi partiamo dall'Inghilterra e vediamo un po' dove ci porta. Ora faremo un brano irlandese, uno dei più antichi, si chiama La Marcia di Brian Boru, per alta e voce. Thank you.
E adesso restiamo in Irlanda per un brano sempre tradizionale, scritto in onore di un lord. Si chiama Lord Mayo. Subito sotto, quindi andiamo in Bretagna, un posto bellissimo dove 4 anni fa abbiamo avuto la fortuna di suonare al Festival Interceltique di Lorient, e lì girando per la regione siamo capitate nella foresta di Brocélian, che è un po' la foresta magica, no? Delle leggende di Merlino e di Viviana, e lì abbiamo scritto questo pezzo che si chiama Lo specchio delle fate, in francese Le miroir aux fées, che è un posto che esiste veramente, è un laghetto dove si dice che le fate appunto andassero a specchiarsi. Se promener sur un petit chemin, regarder
e se la devo con il figlio parlare.